sede della scuola d'infanzia L'Aquilone di Ferrara, è stata gravemente danneggiata dal sisma del 2012 e da allora la scuola è ospitata in una struttura prefabbricata in attesa dell'apertura della nuova sede prevista per l'inizio del prossimo anno scolastico. Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna per il sostegno al coinvolgimento dei cittadini nella ricostruzione antisismica, Urban Center di Ferrara ha ideato un processo partecipato, il cui obiettivo principale è coinvolgere bambini, genitori, personale scolastico e diversi servizi del Comune di Ferrara in un percorso che, oltre a rendere la nuova scuola L'Aquilone un modello di prevenzione ai danni sismici, porti alla realizzazione di uno spazio verde che rappresenti un bene condiviso dall'intera comunità. Sono svolti laboratori, tavoli di discussione e momenti di incontro, aperti oltre che a genitori e operatori dell'Aquilone, anche alla cittadinanza interessata e alle associazioni di quartiere. Anche i bambini della scuola Aquilone hanno espresso le proprie idee su come immaginano il loro giardino, discutendo, progettando e giocando, proprio come i loro genitori, e intervenendo direttamente sul plastico della nuova scuola. Sulla base degli esiti dei laboratori, gli architetti di Urban Center hanno definito il progetto del giardino del nuovo L'Aquilone, presentato e condiviso in occasione del laboratorio del 6 maggio. Il progetto prevede una zona più ampia che si affaccia sulla corte interna e sezioni laterali che diventeranno un vero e proprio prolungamento delle aule per lo svolgimento di attività, giochi e merende all'aperto. L'incontro del 6 maggio è stato anche l'occasione per genitori e insegnanti di organizzare ulteriori attività a sostegno dell'intero processo, come la partecipazione all'iniziativa Piazza Aperta, in cui un gruppo di genitori ha organizzato la raccolta e la vendita di vestiti, giocattoli, libri e oggetti usati, allo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione e la manutenzione del nuovo giardino. Stare insieme per ricordare ciò che è stato e progettare un futuro non troppo lontano, nell'attesa dell'apertura, fra pochi mesi, della nuova sede. Il percorso partecipato e la voglia di ricostruire hanno spinto l'istituzione e i servizi educativi del Comune di Ferrara e le insegnanti dell'Aquilone ad organizzare, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, una spedizione nell'edificio danneggiato per recuperare giochi e materiali riutilizzabili nella nuova sede. Durante il percorso partecipato, il tavolo Scuola-Città è stato occasione di incontro fra i referenti di diversi settori istituzionali. L'incontro conclusivo del 12 giugno ha permesso di condividere e valutare il documento di proposta partecipata, successivamente consegnato alla Giunta del Comune di Ferrara. Il tavolo Scuola-Città si è impegnato a monitorare ulteriori sviluppi del percorso avviatosi grazie alle iniziative di Ricostruiamo l'Aquilone, in particolare il coinvolgimento dei genitori nella gestione e nell'utilizzo delle aree verdi scolastiche ed il ruolo pilota che la nuova scuola L'Aquilone si propone di assumere per il quartiere e per il territorio comunale in ambito di prevenzione sismica.